Wind Summer Festival 2018 con Ilaria Blasi, in onda a luglio su Canale 5. La conduttrice del GF VIP nel mese di luglio sarà alla guida della kermesse romana del Summer Festival 2018. Il Wind Summer Festival 2018 torna su Canale 5 con la conduzione di Ilaria Blasi. Al timone del festival che ogni anno si svolge in Piazza del Popolo a Roma infatti non ci sarà Alessia Marcuzzi che ha fatto da padrona di casa fin dalla prima edizione del 2013. Continua così l'anno d'oro della moglie di Francesco Totti, dopo il grande successo ottenuto sia con la seconda edizione del Grande Fratello VIP che con Le Iene. Mentre in questi giorni si svolgono i Wind Music Awards 2018 all'Arena di Verona, video, è già in moto la macchina organizzativa del Wind Summer Festival. Anche questa edizione verrà registrata a fine giugno per poi andare in onda in 4 serate su Canale 5 durante il mese di luglio, proprio come accade per i Wind Music Awards che invece vanno in onda su Rai 1. Chi sono gli organizzatori del Festival di Roma? Oltre alla Wind, sponsor ufficiale del Summer Festival, l'edizione 2018 vede il ritorno della casa di produzione Fascino di Maria De Filippi. Dopo un anno di assenza, la Fascino torna al fianco di Friends & Partners, che ha organizzato anche i Wind Music Awards 2018. Per dare vita ad una kermesse indimenticabile che si svolge sempre in Piazza del Popolo a Roma. L'estate musicale romana in un certo senso inizia proprio con il Wind Summer Festival e quest'anno i riflettori sono puntati sia sul cast che sulla conduttrice. Radio Mediaset invece sarà media partner dell'evento che invece sarà gratuito per tutti coloro che vorranno essere presenti in Piazza del Popolo. È ancora presto per sapere chi sono i cantanti che andranno a formare il cast del Wind Summer Festival 2018. Le prime dichiarazioni sono attese tra pochi giorni perché di solito arrivano sempre dopo la chiusura dei Wind Music Awards. Probabilmente la kermesse dovrebbe avere lo stesso format degli anni precedenti, ma per adesso sono stati confermati solo i 4 appuntamenti live in programma a fine giugno a Roma e trasmessi in differita su Canale 5 a luglio. Intanto è possibile fare già qualche previsione sui nomi dei partecipanti. Di sicuro ci saranno gli artisti che nel corso dell'ultimo anno hanno ottenuto un grande successo, come gli ultimi vincitori di Sanremo Ermal Meta e Fabrizio Moro. Probabilmente ci sarà anche qualcuno dei giovani artisti scoperti da amici di Maria De Filippi, magari colui o colei che vincerà l'ultima edizione. Come sempre, fin dalla prima edizione, il Wind Summer Festival darà molto spazio anche ai giovani artisti emergenti.